Il Castelfidardo perde in casa di misura con il Pineto, ma esce dal Mancini sicuramente a testa alta. I ragazzi di Vadacca cedono solamente al guizzo di Dirocco, appena entrato, al 33esimo della ripresa, al termine di una sfida dove i biancoverdi hanno fatto sudare le proverbiali sette camicie agli uomini di Amaulo. Per la retrocessione in eccellenza manca solo la matematica, che dovrebbe arrivare alla fine del prossimo turno. Guizzo prezioso invece in ottica playoff per il Pineto di mister Amaulo, che porta a casa tre punti meritati ma molto sofferti. Andiamo alla cronaca, al sesto ospiti vicini al gol e Radi a sfiorare la clamorosa autorete. Al 18esimo chance per Tomassini su assist di Orlando, è bravo Barbato a respingere. Minuto 25, Esposito va vicinissimo alla marcatura, la difesa bianco-verde salva sulla linea. Anche il Castelfidardo però ci prova e al 31esimo è la bella azione di Calabrese, il migliore dei suoi, a creare qualche grattacapo. Il suo tiro debole vanifica la chance. L'ultima emozione del primo tempo è ad opera di Della Quercia al 41esimo, respinge l'attento Barbato. Si va al riposo sul punteggio di 0-0. Ad inizio ripresa siamo al terzo miracolo di Barbato sulla conclusione di testa ravvicinata di Tomassini. Il Pineto spinge sull'acceleratore e all'ottavo va vicinissimo al gol con Ciarcellupi, palla sanguinosa persa da Radi con il giocatore ospite che da fuori area manda di poco sul fondo. I padroni di casa al 22esimo hanno la chance di portarsi in vantaggio, punizione dal limite di Radi, sfera insidiosa dove però Shiba si oppone non senza affanno e respinge il pericolo. Il gol che decide la gara arriva al 33esimo, schema da calcio piazzato per gli ospiti con Amadio che va sul fondo e mette la sfera al centro. È il neoentrato di Rocco a trovarsi al punto giusto al momento giusto e siglare la marcatura dell'1-0. Con il vantaggio gli abruzzesi rischiano poco e dopo 5 minuti di recupero portano a casa l'intera posta. Nel dopogara le impressioni a caldo dei due tecnici, Vadacca del Castelfidardo e Amaulo del Pineto. Mister Vadacca del Castelfidardo, allora mister, un'altra sconfitta, però avete lottato a testa alta quantomeno. Sì, è una partita molto equilibrata, loro hanno sfruttato una nostra ingenuità sul calcio di punizione, hanno fatto lo schema, noi non siamo stati svegli a capire la situazione, però nell'arco dei 90 minuti penso che sia stata una partita molto equilibrata dove potevano vincere loro, che hanno avuto più predominio del campo, però noi in 3-4 ripartenze potevamo far male, soprattutto il primo tempo. Rammarico forse quello di aver giocato, diciamo, quasi alla pari con una big? No, ma noi tutte le partite ce le stiamo giocando, pur giocando con 6-7 under, siamo in mezzo al campo, equilibrati, cerchiamo di dare il massimo. È normale poi alla lunga la qualità esce fuori e l'avversario, avendo in panchina anche giocatori importanti, fa la differenza. Come affronterete queste ultime partite? Nello stesso modo, ho sempre detto, bisogna lottare, correre e cercare di onorare il campionato e di avere rispetto degli avversari, perché c'è gente che si sta giocando sia i playoff sia la salvezza, come abbiamo fatto con l'Isernia e l'abbiamo battuta, bisogna continuare, voglio dire, andremo pure a Cesena dove Cesena sicuramente si giocherà il campionato e noi dobbiamo fare la nostra parte, sicuramente loro saranno superiori a noi, però bisogna giocarcela e avere dignità soprattutto. Mister Daniele Amaulo del Pineto, allora tre punti dovevano essere, tre punti sono stati, anche se avete sofferto forse più del previsto. Sì, però come avevo detto i ragazzi, nel calcio le partite già vinte in partenza non esistono. Sapevo che oggi potevamo avere delle difficoltà, dovevamo avere pazienza e convinzione. Forse abbiamo giocato un po' meglio il primo tempo dove lo sviluppo è stato migliore e abbiamo concluso, ma Castelfidardo ha difeso bene, diciamo, e poi il secondo tempo un po' abbiamo perso un po' di equilibrio in campo, fortunatamente un schema di calcio piazzato ci ha permesso di portare i tre punti, e era quello che volevamo, i tre punti già gli addetti ai lavori li avevamo messo già in classifica, quindi vincere quando tutto è scontato non è mai facile, ci interessava portare a casa un risultato positivo, l'abbiamo fatto, sicuramente la prestazione possiamo farla migliore di quella di oggi, anzi l'abbiamo fatta anche in precedenza, ma tutto sommato, come ho detto prima, nel primo tempo abbiamo avuto un buon sviluppo di gioco con giri palla e magari palla dentro la rigore, abbiamo messo
due o tre volte il giocatore in ottime condizioni, posizione per tirare in porta, no? Il portiere loro è stato bravo, i difensori hanno difeso bene, però come detto prima, a questo punto del campionato i tre punti erano fondamentali, l'abbiamo portati a casa. Vi aspetta un rush finale interessante con l'obiettivo playoff? Sì, siamo dentro, è un discorso che dico da sempre, il nostro obiettivo dopo l'ultima sosta era di giocarci queste 8 partite finali come un girone di qualificazione per entrare nelle 4 che si giocano i playoff. Ci siamo dentro, però non dobbiamo mollare di un centimetro fin dalla prossima partita con il Giulianova, che oggi sarà sconfitta in casa, quindi ci aspetterà una squadra che ha assoluto bisogno di fare risultato e noi altrettanto, e occorre sempre una partita, una prestazione importante per portare via un risultato positivo.